Angelo Amico, presidente comitato Settimana Santa Canicattinese, hanno preso il via questa sera le celebrazioni a Canicattì con una processione molto importante. Spieghiamo in cosa consiste. Quest'anno infatti l'uscita delle tre state va a coincidere con la Via Cruz cittadina e questa è un esperimento che stiamo facendo quest'anno e spero che riuscirà bene perché può essere riproposto anche negli altri anni. E penso che c'è una abbondante partecipazione di fedeli e speriamo che riesca tutto bene, come penso che riuscirà, perché i ragazzi sono abbastanza allenati ormai per queste processioni e queste manifestazioni e questi riti. Per chi ci segue da fuori, quali sono le tre statue? San Giovanni, l'Addolorata e Maria Maddalena. Il percorso cosa prevede? Il percorso prevede, adesso ci fermiamo un attimo qui vicino all'Odeon e dove inizieremo con la Via Cruz cittadina e con la prima stazione della Via Cruz cittadina. Poi seguiranno tutte le varie stazioni in via Vittorio, via Capitano Ippolito, piazza 4 Novembre, Cesare Battisti e l'ultima stazione sarà in piazza 4 Novembre, dove facendo l'ultima stazione si concluderà questo rito delle tre statue della Via Cruz cittadina e si accompagneranno le tre statue nella chiesa del Carmelo in preparazione al Venerdì Santo della prossima settimana. Ci sono tutti i parroci della città oltre a tantissima gente? Sì, ci sono tutti i parroci, essendo una Via Cruz cittadina c'è l'impegno di tutte le parrocchie per la presenza appunto di tutti i fedeli di tutte le parrocchie, quindi speriamo bene, speriamo che ci aiuti anche il tempo, tutto qua. Don Nazareno Ciotta, arciprete di Canicattì, l'importanza della Via Crucis di questa sera. La Via Crucis è la rappresentazione degli ultimi momenti di Cristo che si avvia verso il Calvario e credo che tutta la città di Canicattì parteciperà a questo momento di celebrazione perché ognuno possa incamminarsi fino al Calvario e così risorgere con Cristo. È un momento di grazia che il Signore ci concede e che tutto il popolo cristiano è chiamato a prepararsi per la Settimana Santa. Santa perché sono giorni di grazia che vivremo intensamente, in maniera particolare il Triduo Pasquale dal giovedì, venerdì, sabato e giorno di Pasqua, giorno di Resurrezione. Un messaggio per i fedeli. I fedeli siano fedeli a Cristo che è il buon pastore, che è morto ed è risorto e che non è morto più. Vittoria e segno di amor, il suo sangue innocente fu visto come fiamma sgorgare dal cuor. Insieme ti saluto, croce santa, che portasti il Redentor. Gloria allo ogni lingua ed ogni cuore.